sul pallone vediamo Fabiano e Joao Alonso. Gli arbitri dell'incontro sono Emilio Romano di Nola e Gianluca Zuzzolo di Caserta. Il cronometrista è Abbas Masumilari di Potenza. Ultime verifiche da parte del signor Romano di Nola, che si scambia un cenno d'intesa con il suo collega Zuzzolo ed è tutto pronto. Arriva il fischio finale e si parte. Ha battuto il calcio d'inizio la Futura e interviene sulla palla Fabiano. Poi Fabiano riesce a servire il proprio compagno. Vediamo Fabiano solo davanti a De Brasi, dall'altra parte Di Pietro e rete di Sassà Di Pietro e la Futura in vantaggio. Futura che è tornata in possesso di palla e lo fa con Joao Alonso, che scambia con Da Costa, apre poi a sinistra per Di Pietro, restituisce palla al brasiliano Di Pietro, poi Contini che apre su Da Costa, ancora Contini in avanti da solo su, e Di Pietro ancora, raddoppio della Futura, ancora Di Pietro, è letale il numero 99 quest'oggi. Di Pietro pressato da Giordano, apre però su Fabiano il numero 99, poi vediamo Fabiano molto bene su De Brasi, interviene, attenzione Di Pietro questa volta però, e attenzione c'è il gol, clamorosa papera di Miri, è un gioco da ragazzi per Marcus Ferreira al 13° minuto. Non si è fatto sorprendere come in precedenza su Fabiano, ancora un intervento ottimo, attenzione c'è il gol di Miri, arriva dal possibile 4-0 per la Futura, si è passati rapidamente al 3-1, 15 minuti e 25 secondi. Riprendiamo la linea dalla Tenso Struttura, dove tra poco avrà inizio il secondo tempo tra Futura e Orsa. Primo tempo si è concluso sul 3-1 a favore dei padroni di casa. Io qui l'allenatore dell'Orsa, Cesare Rispo, oltre che un ex di lusso, uno che ha dato tanto ai colori della Futura. Cesare, un primo tempo in cui probabilmente la tua squadra, riteniamo, sia stata sorpresa dall'inizio, ha sofferto un po' la pressione dei locali, poi è rinvenuta a lungo andare. Sì, siamo usciti fuori alla distanza, però abbiamo sbagliato tre transizioni, due contro uno, tre contro uno, che è mancata proprio la cattiveria sotto porta, non si possono sbagliare queste occasioni, anche perché giocando fuori casa non hai tante occasioni per mettere la palla dentro, ma occasioni semplicissime le abbiamo fatte diventare difficili, bastava un po' più di cattiveria nel passaggio, eravamo in porta, senza nulla togliere che comunque stiamo giocando una buonissima squadra già rodata, che nelle ripartenze ci può fare male, lo sappiamo, però a mio avviso abbiamo preso specialmente il terzo gol regalato, quindi è una partita molto difficile e dobbiamo cercare comunque di riprenderla. Beh, ci sono 20 minuti ancora, quindi c'è tutto il tempo per poterla riprendere. Come dico sempre in allenamento, manca la cattiveria è intesa anche nel passaggio, nella corsa, nel tiro, questo è inteso come cattiveria, non di fare male all'avversario, e quella ci sta mancando. Grazie a Cesare, ti abbraccio fortemente e in bocca al lupo. Ma la sfera resta tra i piedi dei giocatori dell'Orsa, con Giordano al centro per Di Pinto, che con una finta evita molto bene Da Costa, poi Di Pietro lotta sulla sfera con Giordano, sfera ancora con l'Orsa e c'è il gol di Miri. Alla fine l'Orsa ce la fa e si porta a meno uno, ci mette la zampata Miri a meno di, siamo quasi al quarto minuto del secondo tempo, esattamente 3 minuti e 49 secondi dall'inizio della ripresa, e Miri si ripete e si porta la sua squadra sul 3-2. Prova a ripartire con Contini che lancia Da Costa in avanti sui piedi di Sassà Di Pietro, prova a servire nuovamente al centro Di Pietro, ma vediamo ancora Di Pietro e rete! E rete! Al sesto minuto Di Pietro, tripletta per Sassà Di Pietro! Davi che avanza, poi fermato da Joao Alonso, ancora Joao Alonso, riparte Joao Alonso davanti a De Brasi, rete! Rete! Joao Alonso! Il folletto brasiliano a 9 minuti e 24 secondi porta la Futura sul 5-2. Si difende il capitano della Futura, poi però gli toglie la sfera Miri, attenzione, e c'è il gol regalato, questo gol da parte della Futura all'Orsa. Sono 13 minuti e 36 secondi sul cronometro, va in rete Davi, e Davi per il gol. Si scambiano la sfera i due,
vediamo in linea di fondo per Miri che difende la sfera all'attacco di Joao Alonso, poi Siviglia e c'è il gol a 3:36 dal termine, 16 minuti e 24 secondi, sembrava chiusa la gara, ma questa volta c'è il gol, tripletta anche per Miri dopo quella di Di Pietro. Due minuti sono un'eternità. Vediamo Di Pietro per Scardua, da questi a Davi, ancora Scardua, in avanti Fabio Siviglia, da solo, davanti a Zamirto, poi attenzione, è rete! Marcus Ferreira, clamoroso, con la Futura in inferiorità numerica! La Futura va ancora a bersaglio! 18 minuti e 17 secondi! Marcus Ferreira, un gol che vale un Perù! Ancora Marcus Ferreira mette a referto una doppietta importantissima! 6-4 per la Futura in vista della pausa! E suona la sirena, vince la Futura, vince 6-4 la Futura. Purtroppo non possiamo concedere interviste per motivi legati ad altre attività sulla Tenso da effettuare sul parquet della Tenso. Futura che vince per 6-4, ricordiamo rapidamente la successione delle reti nel primo tempo. Al quarto Di Pietro per la Futura, lo stesso Di Pietro si è ripetuto intorno al nono, poi al quattordicesimo ha calato il tris Marcus Ferreira, ha ridotto le distanze l'Orsa a poco più di 5 minuti dal termine con Miri, poi lo stesso Miri a inizio ripresa aveva accorciato ulteriormente le distanze, poi la Futura sembrava avere archiviato la pratica andando in rete due volte, prima con Di Pietro, poi con Joao Alonso, ma ci hanno pensato prima Davi e poi Miri a permettere all'Orsa di rifarsi sotto in inferiorità numerica la Futura, quando in una situazione molto molto critica la Futura ha trovato il gol del 6-4 con Marcus Ferreira. Io ringrazio Filippo Tuzio per avermi dato una mano in cabina di regia, chiudiamo qui il collegamento, ci diamo appuntamento al 16 novembre a Salerno quando la Futura sarà ospite dell'Alma Salerno. E intanto ci abbandoniamo ai festeggiamenti della squadra materana, vittoria meritatissima, vittoria importantissima. Buon weekend a tutti e buona domenica da Ricky Panariello.